Nicola Cattarossi, amministratore delegato di Groupon Italia e Sud Europa. Ben trovate, grazie. Grazie Carmelo, grazie dell'invito, buon mercoledì a chi ci ascolta. Partiamo subito dalle ultime che arrivano dal fronte Groupon, ovvero una ricerca che avete pubblicato, che avete commissionato a Doxa, tra l'altro poi esposto in un importante evento pubblico, gli Chef Awards 2017. Esatto, passiamo ad un argomento quindi più leggero rispetto alla borsa di cui ci raccontavi. Lunedì abbiamo partecipato a Chef Award, l'evento in cui sono stati premiati i 13 migliori chef italiani sulla base della loro reputazione digitale sulle recensioni che hanno raccolto. È stata l'occasione per noi per pubblicare una ricerca che abbiamo commissionato ad Doxa a 2000 italiani, in cui volevamo sapere quali sono le loro preferenze in ambito di cibo e di ristoranti. Abbiamo raccolto molti dati, molte curiosità, ti ho portato tre diapositive con cui vedere quelli che secondo me sono tre messaggi che potrebbero essere interessanti. Allora vediamo insieme la prima: perché si esce? Allora, anzitutto perché si esce? Partiamo da una curiosità, c'è chi esce perché c'è il frigo vuoto, questo a Milano succede spesso, poi c'è chi esce per chi vuole mangiare bene, però il punto fondamentale, come vediamo, ai primi posti si esce per stare bene, per stare con persone care, per stare con la famiglia, per stare con gli amici, per staccare la spina, per rilassarsi. Questo è il motivo principale, quindi non è più solo food, è una food experience. Questo è il primo messaggio che vogliamo dare oggi con la prima diapositiva. Andiamo sulla seconda direttamente, perché... Con la seconda diapositiva invece abbiamo cercato di domandare agli italiani: ma chi esce e chi va su un ristorante che non conosce, chi va per la prima volta, come lo sceglie? C'è anche chi va all'avventura, chi va, gira per la città e lo cerca. Molti di più sono invece le persone che si documentano. Si documentano come? Si documentano online tramite recensioni, si documentano domandando a degli amici e tramite il passaparola. Qui la curiosità è: siamo digitali, siamo super digitali, ma il passaparola resiste, non muore e è addirittura al primo posto. Analizzando con Doxa a questo punto, la spiegazione che ci siamo dati è: sono importanti le recensioni, però la recensione potrebbe averla scritta qualcuno che ha un gusto diverso dal mio, quindi la leggo ma poi vado a controllarla su un'altra fonte. Quindi importantissime le recensioni, regge anche il passaparola. E questo ci dà anche l'opportunità di passare alla terza diapositiva. La terza, dove se ne parla? Perché poi c'è tutto l'ambito social. Con cui io se esco a cena mi trovo bene o male, lo tengo per me o lo faccio sapere in giro? Qui il 69% degli italiani lo fanno sapere in giro, non ce la fanno a tenerlo per sé. Lo fanno sapere dicendolo alle persone. E qui molti di noi e di chi ci ascolta anche può aver saputo che una persona andava in un certo posto, gli ha detto: ti dico io dove andare a cena, non preoccuparti. Quindi questo succede. E poi spesso lo scrivono sulle piattaforme digitali. Il 49% delle persone dopo la stessa cena lo scrive. Quindi se uniamo la seconda diapositiva e la terza, così spesso il 50% quasi delle volte lo scrivo e così spesso il 60% delle volte quasi quello che scrivo viene tenuto in considerazione, ci rendiamo conto che siamo tutti influencer. Quello che noi scriviamo incide nei risultati commerciali, nel successo dei ristoranti. Non siamo i top chef, non siamo a master chef, però siamo comunque influencer. Quindi chi opera in questo settore deve tener conto che le recensioni sono importanti, in positivo e attenzione anche in negativo, perché chi fa il nostro lavoro e ha un portale con 15.000 offerte solo in Italia, se vede che un esercente commerciale ha delle recensioni positive, è per noi motivo di controllarlo e al limite anche di toglierlo dal catalogo. Parliamo anche, colleghiamoci anche a quella che è l'attualità, ricordiamo che uno degli indicatori tenuti sotto considerazione dalle banche centrali, dai governi, è l'inflazione, quindi i prezzi. Su questo fronte, cosa state osservando voi? C'è una crescita dei prezzi anche dal punto di vista poi anche dei settori? Quali sono i settori che crescono di più, quelli che invece crescono meno? Parto dai settori. Pochi giorni fa l'osservatorio dell'e-commerce del Politecnico di Milano ci ha raccontato cosa sta succedendo nell'anno scorso. L'anno scorso l'e-commerce è cresciuto del 18%. All'interno dell'e-commerce una nota sul food, perché è quello di cui abbiamo recentemente approfondito, è cresciuto del 30%. Ma più che le categorie e più che i prezzi, mi permetto di rispondere alla domanda che non mi hai fatto, è quali sono i canali che crescono di più. Perché è lo smartphone che sta spaccando. È lo smartphone con cui gli italiani si collegano a internet, ormai ha superato il computer. Il 60% di chi si collega con lo smartphone. E il fatturato generato dallo smartphone è più del 60% in crescita rispetto all'anno precedente. Quindi le aziende che guardano internet non devono più guardare genericamente internet, ma devono avere una strategia che utilizzi lo smartphone a livello di internet.
noi stessi, per il lavoro che facciamo, che come sai offriamo campagne marketing alle aziende che vogliono offrire i loro servizi, quando siamo nati in Italia nel 2010 lo facevamo inviando delle email. Oggi lo facciamo essenzialmente attraverso la nostra app, che è stata scaricata 10 milioni di volte solo in Italia e dà la possibilità di inviare il messaggio giusto alla persona giusta, nel momento giusto, nel luogo giusto, perché questi 10 milioni di italiani hanno attivato per buona parte la geolocalizzazione e l'autorizzazione a ricevere i messaggi di push notification. Quindi la vera frontiera è l'utilizzo dell'app, l'utilizzo della geolocalizzazione e del fatto che siamo in tasca così tanti italiani. Per utilizzare l'app deve esserci. In questo quanto le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, che poi sono lo scheletro del sistema produttivo italiano, sono pronte? Siamo ancora un po' indietro, siamo ancora un po' in deficit dal punto di vista digitale? Luci e ombre su questo punto. A febbraio abbiamo raccolto un'altra ricerca di Doxa che avevamo fatto anche 4 anni fa. Rispetto a 4 anni fa, le luci sono che la consapevolezza dell'importanza del digitale è cresciuta, ha superato ormai il 50%, le PMI in Italia, che ricordiamo sono il 95% del tessuto italiano, sanno che è importante. Però? Però alcuni di questi fanno un errore, ritengono che sia sufficiente avere un sito internet o una pagina Facebook, e quindi sono presenti su internet, oltre il 70% di loro sono presenti su internet, però non hanno ancora compiuto la transizione. Perché dico? Perché solo se riesci a avere una pagina sulla quale puoi vendere, sulla quale se hai un servizio che necessita prenotazione puoi prenotarlo, sulla quale se vendi un servizio che necessita anche di un contatto con il consumatore dai anche la possibilità del contatto con il customer service, allora hai creato una conversazione piena tra l'azienda e il consumatore. Se no siamo ancora in una fase in cui ho capito che è importante, mi sono messo su internet, ma non sfrutto tutte le potenzialità del fatto di poter essere su internet. So come farlo, ma sicuramente potrebbero sfruttare la potenzialità della vetrina di Groupon. Grazie all'amministratore delegato Italia e Sud Europa e Groupon, Nicola Cattarossi, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie Carmelo per l'invito, buona giornata.